Motivo per cui si prendono 2.000 euro a quintale. Queste sono le tariffe più o meno. Intanto lui c'è un cazzo, no? Perché guardate, noi facciamo molta attività come WWF, no? Di vigilanza del territorio, cioè, non c'è un giorno che noi non facciamo, oppure mediamente su 10 siti di rifiuti che possono essere pericolosi e non pericolosi, speciali e non speciali, su 10, su 6, 7 ci sta l'amianto. Su 6-6 è una cosa che io sono inquietato, cioè, sono veramente preoccupato. Pure in questo c'è sempre la carenza dell'indirizzo politico, perché vi faccio sempre il nostro esempio per tragicizzare la cosa. Noi siamo un'azienda che tocca i rifiuti solidi urbani e non può non sto parlando di conferimento. Noi non possiamo toccare l'amianto, cioè questa è una cosa, e sai quando il collega della SMA, ma pure voi secondo me lo capite meglio di me, bastano 30 ore di formazione per il personale, il quale lo piglia, lo pitta, lo mette in un busto e lo lascia là, perché una cosa è se sta sfrantumato e continua a produrre polvere, perché il problema dell'amianto è la polvere, questa è la cosa sfrantumata, anche se resta là, poi imbustato, non crea danni, cioè 30 ore per vedere che si riesce a farlo, in questo è il discorso del questa è la grande contraddizione che c'è da noi. Noi sembrava che vogliamo risolvere i problemi, io lo vivo anche in ospedale da me, con i rifiuti speciali degli ospedali. Dicono io non posso toccare la busta, cioè si ferma lì. I rifiuti ospedali riempiti dell'imballaggio dei prodotti. Fermi. Allora ragazzi, no, perché tu hai però è importante che inneschiamo dei... Allora, Gaetano ha toccato un punto fondamentale. Gli ospedali, le cliniche non fanno la differenziata e mischiano tutto insieme ai rifiuti ospedali. È una cosa perché devono pagare? No, è così, io te lo assicuro. Perché devono pagare la ditta che si prende tutto? Allora ha fatto in pratica e il quantitativo è 100 volte in qualsiasi argomento tocchiamo, andiamo però adesso questo, spegni un attimo la videocamera.